Alberto, rispondi. Pronto? Sì? Pronto? Pronto, papà, sono io. Ah, sì. Carlo, sono le 4 meno 10. Che succede? No, perdonami per l'orario, papà, ma quando faccio i turni di notte qui in ospedale, nelle pause, ascolto allora... la radio. E allora qualche minuto fa hanno interrotto tutte le trasmissioni. Pare ci sia una tremenda scossa di terremoto in Abruzzo. Spesso un suono interrompe un sogno. A volte è un suono da noi costruito. A volte è un grido improvviso. Il risveglio ci riporta in vita e attiva la memoria. Una memoria che può essere breve come quella di un fanciullo o profonda come quella di un vecchio. Buongiorno. Ma dove andate? Non lo sappiamo. Dovunque si possa trovare un rifugio. Siamo profughi. Non abbiamo più nulla. Venite, entrate. E ringraziate Dio che oggi è il giorno di Natale. Non è rimasto quasi niente. Tutto distrutto. Shoah. Stagli vicino, sta soffrendo tanto. Sì. Ecco la zuppa. Chi ne vuole? Che Dio ve ne renda merito. Noi veniamo da Roma, ma non siamo sfollati. Noi siamo in fuga. Noi siamo italiani come voi, ma ebrei. Per noi l'ospitalità è sacra. E ora non abbiamo più nulla. Io non ho più nulla. Non abbiamo più nulla. È la stessa frase che mio padre disse al tuo. E lui ci offrì tutto quello che aveva. Due grandi uomini. Non posso lasciarti qui. La mia casa è la tua, come la tua fu nostra. Fratello mio, benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo di Israele nel giorno del santo sabato. Benedetto sii tu, Signore Dio nostro, che creasti il frutto del pane. Strazio composto quando la cerimonia alle 11 in punto qui dentro la caserma della Guardia di Finanza di Coppito vicino L'Aquila inizia, centinaia di persone continuano ad affluire. È il popolo dei sopravvissuti che viene a salutare i propri cari. È il dolore collettivo di una comunità che ritrova se stessa, il proprio passato, il proprio presente ed immagina un futuro ancora incerto. Torniamo in paese. Ma perché? Che succede, Nello? Casa mia è casa tua, lo sai bene. Non ne ho mai dubitato. Ma ora dobbiamo ricostruire, come avete fatto voi. Vedrai, diventerà più bella di prima. E tu ci verrai quando vorrai. E ci racconteremo tante vecchie storie. Fratello mio.
Nello tornava fra le macerie. Fra quelle macerie a lui e a noi care. Avrebbe riposto pietra su pietra per ricostruire la sua casa, la nostra casa. E noi saremmo stati con lui, poiché anche a noi ogni pietra ricordava ansie, sorrisi, paure, illusioni, violenze, generosità, ingiustizie, amore, la vita, insomma.